Allora Leo, buongiorno. Buongiorno, sono le 10:11:06. Io sono orgoglioso di inaugurare questo nuovo spazio perché diamo una mano alla città, giusto? Esatto, è questo. Grazie alle tue conoscenze, tu conosci un po', non dico chi comanda, però le persone giuste nel posto giusto. Okay? Bravissimo. Ecco. Bravissimo. E dunque poi, diciamo, perché c'è un certo grado d'amicizia o di stima reciproca, rivolgerti a queste persone per cercare di risolvere dei problemi, sì, giusto? È giusto, ma questo lo dobbiamo valutare come rispetto nei miei confronti, perché sanno che porto dei problemi che possono essere facilmente risolvibili. Okay, quindi certo, l'amicizia la metto fuori dal loro ruolo istituzionale. Sì, quello sì, che è importantissimo, grazie ormai alla mia lunghissima esperienza sui territori, sui problemi e quant'altro, aver seguito le operazioni della Polizia di Roma Capitale, avendo seguito quello che, durante gli sgombri, durante gli sgombri che hanno fatto o le rimozioni di materiali, insomma tutto quello che è nelle funzioni della Polizia Locale, io so cosa loro possono fare, cosa non possono fare, dove possono arrivare e dove non possono arrivare, e conosco bene la macchina amministrativa, so quali sono gli uffici a cui rivolgersi, perché tu sai benissimo quando un cittadino ha un problema è un casino, però non sa mai a chi rivolgersi. Qualcuno invece sa come rivolgersi e si rivolge alla politica di turno. Che succede? Che la politica di turno poi va agli stessi uffici dove vado io, quindi perché fare questo passacarte? Andiamo direttamente agli uffici presentando nelle giuste formule, non con la telefonata amichevole, ma scrivendo, documentando, mandando anche dei WhatsApp sulle problematiche. Ma non è lunga questo procedimento? Non è lungo? No, lo abbreviamo. Ah, okay. Lo abbreviamo perché saltiamo quel passaggio dal politico che, se si ricorda, ti porta il problema. Certo, se si ricorda. E invece noi andiamo direttamente ponendo il problema, perché i cittadini non lo sanno tutti. L'AMA funziona molto molto bene. E loro, i cittadini, quando vedono sotto casa mia, vedono un ragazzo che insomma dovrebbe pulire la strada, lo vedono dentro un bar e dicono: ma questo non fa niente tutto il giorno. Quel ragazzo magari alle 11:30 sta prendendo un bicchiere d'acqua, un caffè, ma si alza alle 4 del mattino. Sì, li vedo io quando esco presto, sono in giro. Quello che non funziona sono i piani alti di questi uffici. Sì, quindi se c'è una buona macchina sul territorio, tutto quanto funziona bene. Senti, il problema che andiamo a vedere oggi qual è? È un problema molto serio, molto serio, perché la mia logica quando faccio degli interventi, quando mi occupo e do di alcune situazioni, attendo un po' di tempo. Quindi ho notato questo problema circa un mese fa ed era già in essere da tempo. E io, come logica, aspetto, perché dico: tanto domani qualcuno verrà, tanto qualcuno della politica se ne accorgerà. Quando vedi qualcuno che non viene nessuno, e allora a quel punto interviene. Non ci sono mezze misure. Okay. E si parte e si fa quello che abbiamo fatto in questo caso noi di NSL. E sono orgogliosissimo di farlo con noi, con NSL, perché siamo sul settimo municipio, partiamo proprio dal settimo municipio oggi. Da questo municipio qui, siamo in via delle Capannelle. Sì. Allora, io gradirei, se fosse possibile, magari metterla in collegamento subito, la presidente, l'ex presidente del municipio, Monica Lozzi. Ma perché cosa succede? Prima spieghiamo succede a Capannelle. Allora, hai ragione. Allora, in via delle Capannelle, che è una strada molto trafficata, ecco, la vediamo, che è molto trafficata, ci sono sulla spalletta dell'area verde, che poi è terreno del Parco degli Acquedotti, ci sono circa 500, 600, ma forse un migliaio di bottiglie abbandonate. Adesso in questo video è una carrellata, è il primo video che abbiamo portato, perché facciamo vedere quanto è lunga la strada. Sì. Sono circa 300 metri, sono a ridosso di una discoteca estiva all'interno del Tennis Club Garden, qui si possono fare io faccio tranquillamente i nomi, dove chi frequenta questa discoteca la notte, nell'arco degli anni, uscendo dalla discoteca butta con una bottiglia, le ha buttate fuori. Adesso nel secondo passaggio, nel secondo video, andiamo un pochino più nel dettaglio. Guardate quante immondizie ci sono all'interno. Sono quasi tutte bottiglie, ci sarà qualche bicchiere. Queste sono uscite. Anche pericoloso che qualcuno può anche schioppare una ruota, perché se poi qualche bottiglia scende per strada. Insomma, assolutamente sì. E vedere questa cosa tutti i giorni per chi transita in questa strada è veramente qualcosa di vergognoso. Guarda là. Allora, a questo punto, Marco, noi che cosa facciamo? Sappiamo perfettamente che magari la notizia non è arrivata negli uffici giusti. Ah, ok. E noi la scorsa settimana, come ben sai,
abbiamo segnalato questo problema all'assessore all'ambiente, non del municipio, perché sì, il municipio ce l'ha sotto gli occhi, certo, ma del comune di Roma. Sì. E avremo in collegamento, al termine della, quasi al termine della trasmissione, l'onorevole Sabrina Alfonsi, che è l'assessore all'ambiente del comune di Roma. È quello proprio la persona addetta a queste è cose. È quella che abbiamo mandato la scorsa settimana, gli abbiamo mandato il video segnalando, cioè, questo problema. Là, sono migliaia di bottiglie. Sono tantissime. E adesso invece chi abbiamo in linea? Abbiamo in linea la ex presidente di questo municipio, Monica Lozzi. Sì, ok. Dai, la salutiamo, sentiamola. Pronto? Pronto? Buongiorno, buongiorno, eccomi, ci sono. Buongiorno Monica. Buongiorno Monica. Allora, ciao Leo. Hai visto le immagini di questo degrado spaventoso su Via delle Capannelle? Sì, diciamo, nulla di nuovo purtroppo. Nulla di nuovo. Allora, io ti volevo, allora, ti volevo chiedere una cosa. Laddove tu scoprivi questo problema, insomma, nell'ambito del tuo ruolo, del tuo ex ruolo da presidente, come ti saresti comportata se l'amministrazione non interveniva? Beh, lo sai perfettamente come ci siamo comportati nella scorsa consigliatura, sapendo le difficoltà oggettive che affronta sia AMA sia il Comune di Roma. Intanto noi abbiamo cercato di renderci il più autonomi possibili con determinati appalti per poter gestire le situazioni di emergenza direttamente dal municipio. Abbiamo anche creato la struttura dei volontari del verde del municipio settimo, pagando noi l'assicurazione, comprando noi le attrezzature e facendogli anche delle convenzioni con degli sconti con le attività commerciali del territorio, proprio per mettere insieme tutte le forze, sia dei cittadini che si attivano sempre, ma anche quelle amministrative, creando degli appalti ad hoc per poter intervenire il più rapidamente possibile. Eravamo riusciti a metterli a regime, ma naturalmente senza il fatidico decentramento amministrativo che si chiede oramai da anni, diventa sempre comunque complicato e lasciato alla buona volontà dell'amministrazione di turno. Cioè, decentramento vuol dire che non potete decidere voi autonomamente, ma dovete rivolgervi a qualcun altro, ho capito bene? Certo, oggi il problema di Roma è che ha 15 municipi che devono rispondere direttamente ai cittadini, ma poi non hanno le capacità e le competenze di legge per poter intervenire direttamente. Devono tutti rivolgersi ad un unico ufficio centrale, allora, che buonanotte al secchio, sovraffollato di richieste. Se si riuscisse a portare avanti il discorso del decentramento amministrativo, che viene tirato fuori in ballo solo in campagna elettorale, viene dimenticato. Sì, ora tutti immagino. Ora tutti. C'è una certa somiglianza, se mi posso permettere, vedendo quella foto, un pelino alla Raggi. Cioè, gliel'hanno mai detto? Spero di no. No, come? Spero di no nelle capacità. No, solo fisicamente. Ragazza, solo fisicamente. Pure io, più giovane. Io dicevo solo fisicamente, vedendo quella fotografia, no? ci mancherebbe poi. Monica, la mia è stata una battuta per sentire dalla tua voce quello che magari avrebbe fatto un presidente di municipio sul territorio, vedendo quella situazione. Ma di questo ti possiamo già anticipare che abbiamo segnalato il tutto all'assessore Alfonsi, molto attenta, la conosco da anni, da quando era presidente del primo municipio, e so che ha preso in seria considerazione questo argomento e più tardi l'avremo in collegamento e ci darà degli aggiornamenti. Vediamo un po'. Io con te, Monica, volevo aprire un'altra parentesi. So benissimo, i cittadini non lo sanno, che tu hai lavorato molto sulla stazione Anagnina, sul degrado della stazione Anagnina, ma più che lavorare per la riqualificazione, sei intervenuta. Tu, siamo intervenuti noi volontari, insomma abbiamo fatto tantissime bonifiche su quest'area e non portando poi a casa il risultato, quello definitivo, ovvero la riqualificazione e poi magari da parte del comune il mantenimento. Beh, lo sai perfettamente Leo che noi là appunto siamo intervenuti varie volte coi volontari, ma prima della fine della scorsa consigliatura abbiamo fatto una bonifica importante anche su tua segnalazione, proprio con i fatidici appalti del municipio. Purtroppo là c'è una molteplicità di competenze, c'è molta area in carico anche ad ATAC, probabilmente lì bisogna andare intanto a definire chi fa cosa in modo chiaro e poi, torno a ripetere, un'agibilità municipale
faciliterebbe sicuramente l'interlocuzione con i cittadini e la risoluzione del problema. Perché quello che è pericolosissimo sono le persone che consumano alcolici e hanno le bottiglie sempre in mano e poi quando hanno terminato le lasciano dappertutto. Lì c'è un problema serissimo. Noi c'eravamo già accordati per poter fare un servizio insieme, come amica oggi, non più come presidente, per dare magari delle indicazioni su quello che tu hai studiato nel tempo, che noi abbiamo studiato nel tempo, per presentarle al Comune di Roma e fargli vedere che potrebbe anche essere facile risolvere quel problema. Però non voglio dare anticipazioni, mi farebbe piacere se la prossima settimana riusciamo anche molto a fare volentieri un servizio e che sia utile al Comune di Roma avere delle notizie che possono poi essere messe in pratica facilmente. E io guarda molto volentieri, anche perché ho comunque un grande rispetto. Si è persa un attimo, sì, l'abbiamo persa un attimo, il segnale va e viene purtroppo. Io non sto parlando solo perché quando parlo sento l'eco. Anch'io. Ecco, se n'è andata, va bene, comunque. Se me la riprendi, perché credo che sta per dirci una cosa molto importante. Adesso arriva. Vediamola già. La stazione Nagnina è un altro problema, no? Assolutamente sì. Ma è un problema sotto gli occhi di tutti. Sì. Dai okay. Castelli, da fuori Roma, vengono, parcheggiano la stazione Nagnina, prendono la metro e vanno, sì, e vanno a Roma. Una cosa, io tanto già comincio, no, con le mie... La stazione Nagnina, per avere in mente locale, è quella dove ci sono tutte le bancarelle fuori. Bravissimo. Okay, sì. Quelle bancarelle sono state ben educate nel tempo. Sì. Come sono state educate? Avevano l'abitudine di buttare le buste, le immondizie, sì, okay, per terra. Che facevano? La mattina dopo non erano fissi i banchi, alcuni banchi, venivano quelli nuovi dopo, sì, certo, e trovavano le immondizie per terra. Cosa facevano? Prendevano la scopa, la buttavano alle loro spalle, però loro avevano il loro spazio pulito davanti. Sì. E le immondizie si ammucchiava. Ma certo, montagne di immondizie. Ma è risolto, no? Abbiamo risolto. Okay. Come è stata risolta questa cosa? Dopo aver fatto verifiche con l'AMA, anche con la Polizia di Roma Capitale, un giorno ho preso il regolamento sui rifiuti, in italiano ovviamente, dove dice che se lasci sporco ti faccio la multa, se non pulisci ti faccio la multa, insomma tutte quelle che sono le regole. Ho fatto delle fotocopie e gliele ho portate. A tutte le bancarelle, per una settimana, perché c'era la rotazione. Hanno però capito? Non capivano, ti dicevano no, io non parlare italiano, perfetto, ma noi furbamente gliel'ho tradotto con Google in Bangladesh, in bangladino, sì, tutte quelle lingue in arabo. Quindi dunque, non hanno avuto scuse. Risolta questa situazione qua, sono riuscito a metterli in contatto con un ragazzo loro amico che tutti i giorni da 6 anni la sera prende e toglie tutte le immondizie, vive di una colletta che fanno gli ambulanti. Certo, giustamente. Problema risolto. Il problema più grande ce l'abbiamo dall'altra parte, dove non riesco ancora a portare a casa un risultato. Dall'inizio del cavalcavia, andando verso Roma, c'è l'area verde sulla sinistra. Sì. C'è un divieto di sosta con rimozione, quindi non ci puoi parcheggiare. Tu non puoi immaginare quante volte io ai vari comandanti del municipio, dei vigili che si sono succeduti, ho portato questo problema. Ancora non si riesce a non far parcheggiare lì. Perché non parcheggiare? Chi viene dai Castelli la mattina magari prende le immondizie, dice tanto qui devo fare la differenziata, vado a Roma al primo cassonetto. Però non li trovano i cassonetti, perché quelli dell'AMA l'hanno tolto, certo, sennò è un disastro. E cosa fanno? Parcheggiano la macchina e la buttano. Mamma mia. Questi che vendono tutti gli abbigliamenti lì, insomma, le bancarelle, quando devono fare i loro bisogni, non scendono giù alla metro, è troppo distante. Attraversano la strada, tutto oscurato dagli oleandri, e fanno i porci loro cavalli. Addirittura. Ti dico, è l'ira di Dio. Sì, ma certo. Oltre questo, poi, la sera, quando terminano il lavoro queste persone dell'est, soprattutto, vanno al bar o al fornaio, comprano le bottiglie di birra e le vanno a consumare sotto al cavalcavia. Non le vanno a buttare pure nella campana quando è finito, le lasciano lì. Quindi abbiamo bottiglie, immondizie, escrementi anche. È facile, la soluzione gli abbiamo presentata. Guarda, sono contento anche di oggi lanciarla in TV. Al telefono. La prima cosa, non fa parcheggiare dove non si può parcheggiare. Quindi tu le immondizie lì non ce le butti. Ci sono gli oleandri che non servono a niente, poi ogni volta che li poti costano un sacco di soldi per buttare via li levi proprio, così tu lì la pipì non la vai a fare. Certo, ti vedono. Oh, bravo. Allora, ho parlato con col vicepresidente del Consiglio del Comune di Roma, l'onorevole Barbati, il quale dovrebbe presentare, sembra che non gliela fanno presentare, una mozione
dove il sindaco fa un'ordinanza e dice: non si possono bere alcolici in strada entro 500 metri dal metropolitano. E anche questo dovrebbe essere risolto. Sì. Quindi bottiglie non ci sono più, quelli non vanno a fare più i bisogni e quell'altro non buttano più la mondezza. Un passo avanti l'abbiamo fatto. Sì, certo. Poi servirà il mantenimento, no? Questo. Ma ci abbiamo ancora al telefono? No, non credo che ci sia Monica ancora. C'è Monica? Sì. Sì, sì, Monica, perdonami. È giusto questo, Monica, che abbiamo detto? Sì, che certo che mi risulta. Quante direttive ho fatto al comandante del gruppo del settimo per poter andare a controllare le macchine in divieto di sosta, tantissime. Serve sicuramente un input diretto dal Campidoglio, perché oggi il corpo di polizia locale comunque è diretto dal centro. Noi abbiamo la possibilità di interloquire, di collaborare, in alcuni casi l'abbiamo fatto, ma naturalmente le principali direttive devono arrivare dal nucleo centrale. Quindi sì, è un tema che abbiamo affrontato insieme, che abbiamo affrontato anche con la polizia locale, ed è uno dei punti cruciali, perché se là non parcheggi hai pure più visibilità sulle aree che oggi sono oggetto di discarica abusiva. Monica, allora faremo questo servizio insieme, che possa essere utile tra la tua esperienza amministrativa, la mia esperienza in strada e tutto quanto, di poter presentare al Comune di Roma, all'assessore Alfonsi proprio in questo caso, che ripeto è molto attenta perché la conosco da anni e so come fa, come è il suo lavoro, e quindi speriamo confermo di portare a casa il risultato. Ci stavi dicendo qualcosa sull'assessore Alfonsi? Sì, nel senso che io ho molta stima, abbiamo collaborato, eravamo presidenti di municipi confinanti, settimo e primo, quindi ho un ottimo ricordo di lei come amministratrice, diciamo, di municipio. Mi auguro che la sua esperienza la stia mettendo a frutto anche come amministratore del Comune di Roma. Io non ne vorrei sono fare, perché è una persona seria. Non vorrei fare un discorso qualunquista, però le donne c'hanno una marcia in più, c'è niente da fare. Sì, su questo, cioè, io darei molti più posti di comando alle donne, perché io dove comandavano donne, in qualsiasi struttura, mi sono sempre trovato meglio. Poi ognuno ha il suo punto di vista, questo è il mio. Io parlo di efficienza, non parlo di demagogia, proprio di efficienza. Condivido, ma sono di parte. Lo so, sei troppo di parte, Monica, però è così, certo. Perlomeno per quanto mi riguarda, la mia esperienza personale. È vero. Guarda, ripeto, Monica, c'è stato un bellissimo dialogo quando era presidente. E con l'assessore Alfonsi c'è sempre stato un ottimo dialogo, e sono orgoglioso che il sindaco di Roma gli abbia dato l'incarico di assessore. Monica, grazie per grazie me. Monica, grazie, buona a voi, giornata, buon proseguimento, grazie. Bene, adesso signori facciamo una pausa con un video, la pubblicità, e poi torniamo con Leo Risolve, si chiama Marco. Risolve all'interno di Baldini si nasce, Leo Risolve, anzi Leo e Baldini si risolve. Sono le 11.39, questa è NSL canale 88, Baldini si nasce, ma questo è lo spazio Leo Risolve. Beh, adesso vediamo se risolve Leo, perché abbiamo al telefono una persona importante, giusto? Diciamo che sono un portavoce delle soluzioni, certo, perché poi chi risolve è la macchina amministrativa, l'amministrazione, e in questo caso specifico sta facendo un grandissimo lavoro l'assessore Sabrina Alfonsi, che salutiamo, abbiamo in linea. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi, agli ascoltatori, grazie per il grandissimo lavoro, quando viene riconosciuto siamo sempre contenti. Grazie, Sabrina Alfonsi è assessore all'ambiente del Comune di Roma, ma anche con altri incarichi, assessore, giusto? Ciclo dei rifiuti e agricoltura. Quindi, ci siamo permessi di contattarvi la scorsa settimana inviandovi un video con una relazione di quello che è in essere attualmente su Via delle Capannelle, ovvero questa discarica gigantesca di bottiglie. Ci sa dare qualche aggiornamento? Devo dire, Scusi? Nonostante sia un tema abbastanza grande, in realtà la vostra segnalazione è stata molto utile. Abbiamo immediatamente contattato AMA, che ha fatto un sopralluogo per capire appunto come bonificarlo. Quindi io mi auguro che nel giro di pochi giorni in realtà il problema possa essere risolto, e ovviamente vi teniamo informati. Grazie assessore. Grazie, sì, abbiamo visto il problema risolto. Ho visto dei funzionari AMA che conosco
la scorsa settimana che erano sul luogo e stavano verificando, non mi sono fermato a chiedere nulla. Esatto, perché poi secondo me anche con l'aiuto delle radio, con l'aiuto della stampa, c'è un tema di cominciare a coinvolgere un po' tutti. Io penso che dopo questa bonifica andrò personalmente a parlare con il gestore della discoteca, perché penso che ognuno deve fare la propria parte, e quindi se lì c'è una grande produzione di vetro devono anche mettersi nelle condizioni con il... Pronto? Mi sa che se n'è andato, c'è la problema di collegamento, la linea, sì. Ci ricolleghiamo subito. Io non vorrei essere il proprietario della discoteca. No, guarda, penso che passerà un brutto quarto d'ora, ho idea. Ma io credo invece... Dicevo, io non vorrei essere il proprietario della discoteca, penso passerà un brutto quarto d'ora. No, però bisogna costruire delle filiere virtuose, e quindi nessuno dice che lui non può fare il suo lavoro. Dopodiché, voglio dire, lui lo vede tutte le mattine, che abbiamo visto noi dopo la segnalazione, quindi è chiaro che noi possiamo fare più ritiri del vetro in quel caso, ma loro devono mettere dei contenitori. Io penso che se noi vogliamo una città pulita, l'amministrazione sta facendo un grandissimo sforzo, ma dopodiché lo dobbiamo fare un po' tutti, perché sappiamo bene quanto sulla filiera dei rifiuti contano anche i comportamenti dei cittadini. Io sotto casa ho visto un materasso l'altro ieri. Classico. Quella non è colpa dell'ama, quella è colpa di chi ce l'ha messo. Infatti, mio portinaio ci ha scritto: speriamo che ti ci svegli freddo, perché giustamente il portinaio si è un po' adombrato. Assessore, fatto. Tornando su quello che che ha detto per quanto riguarda i gestori della discoteca, se io gestivo la discoteca avrei avuto a disposizione le persone dell'accoglienza. Quindi, secondo me, cosa avrei fatto? Anzi, diciamo cosa avrei fatto io. Avrei obbligato le persone a non uscire dalla discoteca con delle bottiglie in mano. Quindi hai le persone che ti controllano all'entrata, li controlli anche all'uscita, perché tanto il personale ce l'hai. Esattamente, ci sono tanti modi, ma sicuramente quello non è il modo per svolgere poi una funzione da imprenditore all'interno di una città, diciamoci pure questo. Ma no? Sì, perché non uno è una dovrebbe bella vista neanche per loro. Ma uno dovrebbe anche ragionare e pensare: ma se succedono cose del genere, poi anch'io per primo posso avere delle noie, no? È logica, cioè non è che ci vuole una scienza. Uno dovrebbe dire: guarda, che se succede una roba del genere, cioè poi vengono da me. E dunque dovrebbe essere lui il primo a educare le persone che sono là, no? Quello che è brutto poi, assessore, che quest'area è parco degli acquedotti a tutti gli effetti, perché la recinzione, anzi la ex recinzione, assessore, le faccio notare anche questo, c'è da riposizionare, adesso non so se lo deve fare l'amministrazione o lo deve fare la proprietà, però insomma lì ci sono poi degli ingressi aperti che potrebbero creare dei problemi. Però siamo nel parco degli acquedotti, cioè il parco più bello di Roma, se mi posso permettere di dirlo. Insomma, c'è anche la Caffarella. Sempre parco degli acquedotti, anche la Caffarella, che è davanti a casa mia. Casa mia ci porto Leo. È sempre parco, parco a Piantiglia. Ecco, devo fare però un complimento a chi sta curando la Caffarella, perché la sta curando molto bene. Ci hanno messo delle attrezzature sportive, hanno fatto veramente un bel lavoro. Le attrezzature sportive l'ha messa il Comune di Roma, curato il sindaco. Sì, è vero, bene il sindaco, sì. Però invece la gestione con le varie associazioni del parco è una bellissima collaborazione che dovrebbe essere un po' da esempio. Sì, è vero. Infatti stiamo vedendo questi patti di collaborazione con le associazioni in tutte le aree verdi, perché questo vuol dire veramente un lavoro di prossimità che ci consente di mantenere veramente le aree a tutti i livelli, insomma, sia quelle piccole che quelle grandi. Ma poi è bello, io ci porto a vedere i coniglietti, è pieno di coniglietti, cioè nel senso, è curata bene. Devo ma dire quello che è meraviglioso, bene, Marco, è che queste associazioni mettendosi all'opera fanno queste insomma si danno da fare per pulire il parco, veramente, come ha detto l'assessore, sono un esempio per i cittadini e i cittadini rispettano il parco ancora di più vedendo questo segnale importante. Poi sono
sono associazioni che fanno un lavoro come dire, che è previsto anche nella nostra Costituzione. Parliamo della sussidiarietà, parliamo appunto del lavoro del terzo settore che insieme a quello delle istituzioni collabora per una gestione migliore degli spazi pubblici, quindi è bellissimo, diciamo, e noi con le reti sia delle associazioni che si occupano di verde, sia delle associazioni che si occupano degli animali, di tutela degli animali, sia con le associazioni che si occupano di decoro, no? Tipo Retake, eccetera, esatto. Facciamo un grande lavoro come assessorato. È bellissimo. Da me ha funzionato. È un po' la dimostrazione, diciamo, l'apice è quella giornata di Roma Cura Roma che abbiamo fatto e che pensiamo di rifare, perché non è un momento che la cittadinanza si sostituisce all'istituzione, ma invece è un momento in cui le istituzioni riconoscono il lavoro che viene fatto dai cittadini e si mettono per quelle giornate a disposizione del lavoro che loro fanno. Perfetto. Assessore, io la ringrazio, noi la ringraziamo del suo intervento, insomma, dei suoi uffici che stanno portando a casa questo risultato per la città, e noi siamo orgogliosi anche di aver contribuito. E trattiamo un argomento per volta. Mi posso permettere la prossima settimana, cioè nei prossimi giorni, di inviarle un piccolo report su un'area verde molto bella che deve essere restituita ai cittadini, dove la macchina amministrativa ha iniziato a fare un lavoro, macchina amministrativa intendo il dipartimento, e l'ha lasciato a metà, quindi un'area che non è non si può fruire in questo momento, ma con piccolissimi accorgimenti, anche perché l'assessore all'ambiente Stella Marino del nostro territorio, molto brava, molto precisa, cioè si dà molto da fare, e non la stanno rispettando chi dovrebbe portare a casa a termine il lavoro. Quindi le manderò questo report, se possiamo restituire quest'area. Va bene, assolutamente, assessore. Sì. La ringrazio. Allora, noi però c'è una cosa importante. No, non la lasciamo così. Due secondi glieli rubiamo. Assessore, noi sabato saremo con lei a San Giovanni. Ci può dare l'appuntamento ai nostri telespettatori? Quella è un'iniziativa proprio con le associazioni animaliste, con le associazioni di tutela degli animali, in questo caso con i cani. Al parco di Carlo Felice c'è una grande area cani e si è costituita un'associazione che si chiama Cani Felici, giocando ovviamente sul nome della strada, certo. E hanno organizzato questa iniziativa insieme a noi proprio per lanciare la campagna contro l'abbandono dei cani per strada, ma soprattutto per l'adozione dei cani che sono i nostri cani comunali. È vero, e questo sarà una bella festa con grandi interventi, sì. Vi aspettiamo bene. Tutti. Io ho detto milioni di volte, non comprate i cani, adottateli. Io quando ho avuto i gatti non li ho comprati, ma li ho adottati perché erano stati abbandonati. Cioè, assolutamente. Abbiamo tante associazioni per di più che lavorano nei nostri canini, lavorano nei nostri gattini, fanno anche l'accompagnamento alle famiglie che non hanno mai avuto un animale in casa. Stiamo con questa consiliatura, come da le idee programmatiche del sindaco Gualtieri, lavorando per costruire il primo ospedale veterinario pubblico all'interno del canile della Muratella. Bellissimo. Tante cose per questi nostri amici, stiamo lavorando molto. Bravissimi, guarda, complimenti, questa è la più bella iniziativa che si possa fare a favore degli animali, l'ospedale pubblico. Grazie assessore, buon lavoro, ci vediamo sabato. Buon lavoro. Grazie. Bene, allora, caso risolto, grazie. Caso direi risolto, mandiamo un brano e poi ci salutiamo, ok? Sì. Bene, Leo, allora, dunque, facciamo un piccolo resumé, abbiamo risolto, cioè, o perlomeno, l'assessore, che è la massima esponente, diciamo, che è preposta a risolvere questa cosa, ha chiamato l'AMA, lei lo può fare, se lo facciamo noi ci fanno una pernacchia, e l'AMA ha detto che fa un sopralluogo, già fatto un sopralluogo, e ora toglierà tutte le bottiglie che ci sono in un paio di giorni. In un paio di giorni. Dunque, in un paio di giorni abbiamo risolto una cosa che magari ci voleva mesi per risolverla, giusto? Gli uffici giusti, le persone giuste, le attenzioni giuste da parte della politica che prende in considerazione le nostre segnalazioni. Siamo orgogliosi. Io poi conosco l'assessore Alfonsi da quando era presidente del primo municipio. Sì. Mi ricordo che gli lei è assessore del comune di Roma. Del comune di Roma. Okay. Sì, fa parte della giunta comunale del sindaco. Sì. Quando era presidente del... Una piccola parentesi. Quando era presidente del primo municipio, tra le tante segnalazioni portate poi a risoluzione, io ricordo una bonifica gigantesca, Piazza Mazzini.
Ah. Segnaliamo Piazza Mazzini. Io ci ho abitato. Si attivò. E ho i video ancora. E pulì tutto, ripulito. Sì, assolutamente tutto. Sì. Bene. Per tutto, per Leo, ti ringrazio. Allora, ogni martedì Leo risolve. Vi ricordo dalle 11. No, dai, Leo risolve. Sei tu che sei. Che io, noi se ci siamo. Io noi ci siamo. Chi quello che lavorava con Fiore. Se sì, ne faremo sapere. No, noi ci siamo. Noi ci siamo. Bene. Grazie, Leo. Grazie a voi. A tutta la prossima settimana. A martedì prossimo. Adesso pubblicità.